Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Importante visita della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Regionale e del Garante dei Detenuti Toscano al carcere di Sollicciano. Vediamo. Una visita importante che è l'inizio di un percorso che porterà la prima commissione del Consiglio regionale nei principali istituti penitenziari della Regione Toscana. L'obiettivo è quello di capire il reale stato degli istituti penitenziari e l'obiettivo è anche quello di arrivare ad elaborare e a portare all'attenzione di tutto il Consiglio regionale una proposta di risoluzione che consenta alla Regione Toscana di fare la propria parte e di poter contribuire al miglioramento della realtà detentiva di tutto il territorio regionale. È chiaro che gli istituti penitenziari non dipendono se non marginalmente dal ruolo della Regione Toscana, però ci sono alcuni aspetti nei quali si può misurare in maniera effettiva il contributo che la Regione può apportare a queste realtà. Penso principalmente al tema della tutela della salute e al tema della formazione. Quindi la nostra volontà è quella di far emergere le problematiche che sono all'interno di questi istituti. Sollicciano è il carcere più importante della Regione Toscana, il più popolato. Ci sono problemi ormai da lungo periodo di carattere strutturale. Fortunatamente è rientrato il tema del sovraffollamento che ha caratterizzato per tanti anni questa struttura, ma ci sono problemi che riguardano la quotidianità dei detenuti. È stata una visita impegnativa che mi ha fatto molto riflettere, innanzitutto sapere come anche questa notte vi sia stata un'aggressione qui dentro, quindi il tema della vigilanza e del personale che opera all'interno del carcere di Sollicciano e poi venire a sapere che praticamente da quando il carcere è stato costruito soltanto negli ultimi anni, dal 2020 in poi, si è cominciato a fare qualche lavoro strutturale. Rendiamoci conto in che situazione versa il carcere di Sollicciano. Abbiamo visto delle infiltrazioni d'acqua piovana cadere, le tracce addirittura sopra degli impianti elettrici. Cioè, veramente situazioni molto negative. Siamo entrati nelle carceri dei detenuti, abbiamo visto in che condizioni vivono, ma ripeto, il mondo carcerario deve essere visto veramente a 360 gradi, deve essere visto tutto il mondo carcerario, detenuti ma anche le guardie carcerarie. Ci deve essere un impegno naturalmente per la formazione, per il lavoro, ci deve essere l'assistenza sanitaria nel suo complesso, così come deve essere garantita fisica e psicologica. Ci deve essere l'impegno delle istituzioni perché vi sia un'attenzione per questo mondo nella sua complessità e nella sua interezza. Noi in prima commissione continueremo il nostro impegno affinché vengano trattati veramente i problemi dei toscani. Intanto vorrei ringraziare il Presidente Bugliani e la prima commissione della Regione per questa lodevole iniziativa. Visitare il carcere è un obbligo per tutti coloro che si occupano di cosa pubblica, perché serve a comprendere una parte di quella società che bene o male è figlia di questa società, che pur avendo sbagliato in questa società ci deve essere reinserita. Oggi ho avuto una impressione molto positiva di un carcere impegnato ad affrontare i problemi veri. Abbiamo avuto colloqui con i detenuti, con il personale, abbiamo visto cose che io già conoscevo ma che i consiglieri molto spesso non conoscono. E la visita è stata particolarmente istruttiva, soprattutto nella parte in cui tutti i detenuti che abbiamo ascoltato hanno insistito sul desiderio di avere una formazione in uscita dal carcere per poter trovare un lavoro e per poter reinserirsi decorosamente all'interno della società. Questo è un compito nel quale la Regione può molto. Il Consiglio regionale continua a fare la propria parte per combattere l'antisemitismo. Questi gli ultimi provvedimenti adottati. Sono stati due atti affrontati oggi dal Consiglio e connessi perché entrambi relativi all'antisemitismo. La prima era una mozione di una consigliera di opposizione alla quale abbiamo aderito come Partito Democratico con alcune correzioni, con la quale si chiede di adottare e di interpretare il riferimento all'antisemitismo secondo la definizione dell'IRA
che è una definizione internazionalmente riconosciuta, molto rilevante, che chiarisce e declina la parola antisemitismo e ne consente una comprensione, diciamo, anche attiva dal punto di vista delle idee e della sua attualità. La seconda mozione era una mozione invece del Partito Democratico da me promossa, che voleva attivarsi presso le istituzioni europee per trasformare i viaggi ad Auschwitz in un vero servizio civile della memoria. Ho fatto l'esperienza personale di accompagnare un treno di 500 ragazzi a Auschwitz e ho visto che cosa succedeva in loro e ho percepito che cosa succedeva in me quando tutte le notizie che avevo e le cose imparate su Auschwitz e sulla Shoah diventavano esperienza diretta. Io ho avuto anche il privilegio di essere lì con le sorelle Bucci, Andra e Tatiana, e di poter ascoltare dalle loro voci il racconto di due bambine internate nel campo. Questo tra un po', per ragioni biologiche, non sarà più possibile, stiamo perdendo gli ultimi testimoni, e un modo per conservare la memoria è quello, appunto, con la provocazione che si è lanciata oggi dal Consiglio regionale e che è stata accolta anche dalle opposizioni, e mi fa molto piacere, di chiedere alle istituzioni europee di istituire un obbligatorio servizio civile della memoria. Ogni 18enne dovrà frequentare i campi per poter avere un'esperienza della memoria più diretta possibile, perché non è la stessa cosa che imparare sui libri, vedere quei luoghi. Ecco, è una provocazione alta, però riteniamo che questo sia anche uno dei nostri compiti, quello di alzare lo sguardo e di cercare punti di caduta sempre più alti delle cose in cui crediamo e delle urgenze che percepiamo anche nella costruzione di un capitale di cittadinanza, di cittadini dei nostri paesi, ma anche di cittadini europei. Volevamo portare il tema dell'antisemitismo a un livello più sostanziale, più concreto rispetto chiaramente alla giornata della memoria o al momento più memorialistico di questi eventi. La richiesta era quella di inserire in maniera formale nello statuto la definizione di antisemitismo dell'IRA, dell'Agenzia contro, insomma, sul ricordo dell'Olocausto, di cui è membro anche il nostro paese, trovando però, insomma, alla fine una mediazione su un testo che comunque impegna la Regione Toscana ad assumere finalmente una definizione che sposa il presente del problema, non lo contiene all'interno sostanze del momento di ricordo, non soltanto del giorno della memoria, ma anche dal punto di vista storico, perché abbiamo potuto parlare in aula liberamente e precisare come l'antisemitismo non sia soltanto un problema che termina con una data, che è il 1945, ma in realtà come la memoria prosegue ed ha una sua correlazione molto forte col presente, tant'è che appunto nella definizione di antisemitismo che viene proposta si parla, si ricorda non soltanto l'origine anche religiosa del problema, ma anche la stessa avversione allo Stato di Israele. Per noi era un punto essenziale quello di rimarcare questo aspetto, e nel presentare gli emendamenti anche al testo della consigliera Giachi, l'obiettivo è stato quello di rendere più esaustivo e più comprensibile quello che veniva richiesto, appunto perché la memoria non è un qualcosa che va semplicemente conservato, a un certo punto va anche usata la memoria. Il modo migliore per usare la memoria in maniera correlata all'antisemitismo è far comprendere il problema, non soltanto ricordarlo. Ecco perché abbiamo chiesto che una parola così forte come obbligo fosse posta fra virgolette, perché l'idea chiaramente non è semplicemente quella di promuovere il viaggio verso un luogo del terrore, dell'orrore, come quello verso i campi di concentramento utilizzati dalla Germania nazista, ma semplicemente quello poi di utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione, anche il supporto di leggi come quelle sulla giornata del ricordo, della memoria in questo caso, di poter precisare meglio ai presenti, a tutti i cittadini toscani, ma quanto più alle nuove generazioni, quali sono i termini che sono alla base del problema antisemitico e chiaramente anche la comprensione del problema. Grande successo per la mostra Due anni di Covid, che ha raccolto gli scatti fotografici che hanno raccontato la pandemia. I due anni difficili, due anni terribili per tante nostre famiglie, purtroppo abbiamo perso tanti amici, tanti familiari, e oggi qui a due anni di distanza, attraverso le immagini scattate da tanti giovani fotoreporter, vogliamo raccontare questi due anni difficili, due anni che segnano la storia della nostra vita,
due anni che vengono raccontati dall'inizio della pandemia, dal primo lockdown fino ai giorni nostri, alle vaccinazioni. E allora un grazie a tutti i cittadini toscani per come hanno vissuto questi due anni di pandemia. Non sarebbe stato assolutamente semplice senza il loro contributo. Un grazie ai medici, agli infermieri, al personale sanitario, a tutti coloro che continuano ancora oggi a essere in prima linea per garantire la nostra libertà e la nostra sicurezza. Un grazie davvero poi all'Associazione Lumen per averci messo a disposizione queste bellissime foto, questi bellissimi scatti che mi fanno tornare un po' indietro con la mente e che mi fanno rivedere la difficoltà di questi due anni, pieni di sacrifici per tante donne e per tanti uomini toscani. Io ho sempre rifiutato la retorica della guerra, però è vero che quel sentimento di angoscia pensavamo di averlo abbandonato e ora siamo in un altro, quello della guerra vera in Ucraina. Però devo dire, io sono molto grata a questi 13 fotografi e all'idea di questa mostra, perché attraverso il loro sguardo noi possiamo sentir risuonare dentro di noi i sentimenti e le emozioni che anche questo lungo periodo di difficoltà ci ha procurato, e loro fanno sempre questo lavoro, affrontano in prima linea per noi le emozioni e ci consentono di viverle appieno. Ed è, c'è bisogno di questo anche per costruire un pensiero pubblico e un discorso pubblico sugli eventi più completo e più significativo e anche maggiormente comunicabile, per cui un lavoro prezioso che costa fatica. Io li ringrazio molto per quello che fanno e per quello che stanno facendo ora in Ucraina, in Polonia, al confine con l'Ucraina, documentando questo momento difficile. Gli occhi della pandemia sono gli occhi dei fotogiornalisti italiani che hanno raccontato appunto il Covid-19 in questi due anni, tutti i giorni, e appunto sono... come associazione noi siamo proprio per la promozione e la valorizzazione del lavoro dei fotografi che anche in questi giorni, appunto di fronte alla crisi che abbiamo in Ucraina, la guerra alle porte dell'Europa, si dimostra fondamentale per la comprensione dei fatti e appunto vedere cosa succede nel nostro tempo. E per una mostra che si chiude, un'altra che si apre. È stata infatti inaugurata l'esposizione Voci della Libertà, dedicata ai combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina, i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. E questa mostra è un modo per dire grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile, e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi, e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. I numeri sono difficili da quantificare, però possiamo ipotizzare che almeno gli italoamericani furono 850.000. Poi furono svariate migliaia anche gli italo-australiani, italo-canadesi, italo-brasiliani e italo-britannici. Però, come dicevo, non è semplicissimo stabilire un numero esatto. Originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppio della guerra gli italiani all'estero si ritrovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalsa e si volle dimostrare il proprio filoamericanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Sono ormai quasi 10 anni che facciamo ricerca in archivi, sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo, ma ne abbiamo incontrati alcuni anni fa,
ma anche con figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network.